mi alleno alla lunghissima lista di quelli che vedono le partite in base ai risultati e quindi dico che è tutto giusto, ma non è assolutamente così. Oggi giocavamo contro la prima in classifica, non la prima azione, il primo tiro in porta della partita ha coinciso esattamente con il gol. Sbaglio? Sì, Il primo tiro, che non è venuto al quinto del primo tempo, ma credo che sia venuto al sesto del secondo tempo. Quindi se per un tempo, di 5 minuti, la capolista viene qui e non tira mai in porta, molto probabilmente di fronte a una squadra che gioca la partita. Una giornata bruttissima, ma meravigliosa, perché oggi abbiamo scoperto di essere soli. E quindi, che per quello che mi riguarda, è una delle cose più esaltanti del calcio. Quindi siamo alla settima giornata, è cambiato tutto in un mese e mezzo rispetto a un mese fa, ne prendo atto, ho il massimo rispetto per tutti, ma dopo non tra 20 anni, tra un mese non voglio uno che sale sul carro, ve lo dico già adesso, non ne voglio uno, non ne voglio vedere uno. Quindi la squadra, quando soffre, quando combatte, va non aiutata, va capita. Va capita. E invece non è così. Ne prendo atto, ma non mi fate vedere più, non voglio. Io faccio l'allenatore di questa squadra, non voglio niente. Non voglio inviti, non voglio seghe, non voglio niente che mi riguardi, né a me né alla squadra. Io ci ho parlato adesso nello spogliatoio, gli ho detto la situazione migliore che potete vivere. Siete voi l'allenatore e il direttore. Stop. Benissimo. Adesso bisogna tirar fuori tutto quello che ci abbiamo. Non voglio dopo, non voglio storie. Faccio una considerazione. Visto che io sono l'allenatore, non lo posso fare. Credo che il vostro ruolo è quello di fare i nomi. Dite i nomi che non sono all'altezza. Dovete avere le palle per dire chi è che non è un giocatore della Serie B. Ditelo. Mi riferisco in questa giornata No, no, particolare. no, no, è una società, cioè una partita non conta. Voi dovete dire in genere, la prima, la seconda, a oggi dopo 130 partite siamo alla settima partita, ripeto, io non sto qui a disquisire se è giusto o no, però non è che si può dire quello non è la Serie B, quello non è la... Dite i nomi, no, dovete fare i nomi e i cognomi.